Buonasera a tutti da Marco Rivoli qui su Pianeta Genera 1893.net. Purtroppo il Verona ha vinto al Ferraris 2-0 su Genoa. Quindi potete vedere la classifica in questo momento: Genoa ha pari merito a 4 punti con Udinese, Parma e Lazio, e soprattutto c'è l'Udinese che deve ancora giocare. E mentre l'Elas incredibilmente raggiunge al terzo posto la Juventus e il Napoli, Genoa quindi diciamo in questo momento settimo posto pari merito, però ecco, io voglio fare in attesa di Francesco Patrone qualche considerazione. La prima è sul portiere. Su Gollini, allora non si fa, beh, a mio modo di vedere, un intervento così a mano molla, mano proprio molle, una specie di smanacciata su un pallone spiovente con gli avversari, e c'era non solo Ciaciua, ce n'erano altri due in area, Ciaciua libero, perché poi è stato un assist involontario, ma un assist. Un intervento così, a mio modo di vedere, completamente sconsiderato. E è una brutta sconfitta, anche perché poi arriviamo alla seconda considerazione, quindi brutto errore. Secondo errore, cioè errore, seconda considerazione, e riguarda l'arbitro Airoldi. Allora, io innanzitutto invito tutti voi a non essere assolutamente in nessun modo offensivi, perché non è assolutamente, non si può passare dalla parte del torto, proprio con una persona che ha sbagliato, con l'arbitro, un professionista che sbaglia. E lui non ha espulso Arui. Andava e poi ha cominciato a tirare fuori i gialli, diciamo a raffica, per il Verona nel secondo tempo. In più, il calcio di rigore, bah, io non so, non è che trovo anche lì una manina così di stretta verso il braccio, verso il corpo di Thorsby. Francamente, vabbè, sì. L'impatto c'è stato nel pallone, però, ma forse, chi lo sa, forse il rigore è la cosa meno grave di tutto questo arbitraggio, perché la gestione dei cartellini gialli e rossi, rossi non se ne sono visti, quando il Verona almeno uno se lo deve beccare, e i gialli andavano dati quando nel primo tempo è stato sistematicamente massacrato Messias. Quindi, vabbè, comunque sì, no, ma infatti, caro amico da casa, io non sto contestando, è l'episodio comunque, se vogliamo, meno grave. Comunque sia, l'arbitro Airoldi, e devo dire la verità, è stata una scelta infelice mandarlo al Ferraris, è un errore del designatore, perché non si doveva mettere adesso in questo momento, doveva passare un altro po' di tempo a arbitrare il Genoa, però così sta la cosa. Volsi così colà, dove più si vuole, ciò che si vuole più non dimandare, caro un demonio, quindi caro un demonio sono io. Quindi caro un demonio si sta zitto e resta a cuccia, quindi vabbè, ma così è. Allora, tante cose possiamo dire, ma andate avanti, ma non l'avremmo buttata dentro manco con le mani. Io sono d'accordo comunque che adesso passiamo infatti alla disamina proprio della partita. Il Verona è solo d'accordo con gli amici da casa. Secondo tempo ha iniziato di gran carriera. Il Genoa, dopo la prima parte, vuoi anche forse perché ha speso molte energie, si è praticamente seduto. Quindi niente da fare. Il Verona, infatti, ci ha creduto più di noi, giusta questa osservazione. Messias troppo egoista nell'occasione del secondo tempo, Vitigna era libera, se la passava eravamo in vantaggio.
Quindi sì, vabbè, ma al di là dell'episodio, resta il fatto che c'è una squadra che ha dei problemi. Comunque, vabbè, anche diciamo, è entrato, sì, Ekuban è entrato, Torosby ci sono, ma poi dopo, quando bisognava attaccare, sono entrati dei ragazzi a Cornero ed Ekator. Per quanto possa, addirittura a Cornero ha sostituito Messias che oramai non ce la faceva più. Anche perché, ripeto, è stato picchiato più volte. Però, ecco, sono due ragazzi, due ex primavera, oramai ex primavera, perché per carità, avranno un grandioso futuro. Ma in questo momento non sono loro i giocatori decisivi. La società sul mercato non è intervenuta per un attaccante in più, che sia o non sia stato il tanto agognato di sostituto di Gudmundsson, però manca un attaccante. Dice sì, abbiamo Ankei, Ankei e stiamo aspettando, poi parte il fatto. Vorremmo capire che infezione ha. È dalla metà di luglio che è sparito dalla circolazione. Vabbè, ma comunque così è. E allora diciamo la verità, a parte l'arbitro è meglio non parlare. Gli errori sono nel mister, tutto rispetto al via di oggi ha sbagliato lui. Sai, se è in campo, però hai in panchina dei Primavera, oltre a beh, c'era Ekuban, per l'amor di Dio, ma non è altro. Alla fine vai alla guerra con i soldati che si hanno. Ragazzi, non c'è nessuno. Non ho capito la sostituzione di Vitigna. In effetti, anche io mi aspettavo che rimanesse, perché era il meno anche meno stanco, il meno toccato dai difensori avversari della compagnia genovana. Anche Pinamonti è stato massacrato, sì, anche Pinamonti, infatti, un po' non ha avuto palloni, però è stato blindato in certi momenti anche in modo un po' troppo cattivo. Ma no, no, adesso non degeneriamo. Diciamo che è stata per una scelta. Certo, se continua a essere così, a gennaio qualcuno si va a prendere. Io non so, non abbiamo, abbiamo pubblicato un articolo sul bilancio del Genova, per carità, che sono tutti soldi che servono al risanamento della società, a pagare soprattutto le rate col fisco. Quindi, e poi ricordo a tutti che a fine ottobre c'è la scadenza del bond, quello per il centro sportivo. Ci sono interessi da pagare. Quindi vabbè, però se dovesse continuare così è chiaro che bisogna prendere qualcuno. Però vabbè, adesso non precipitiamo assolutamente gli eventi. A me dispiace solo una cosa, perché questo Verona più del catenaccio e contropiede non sa fare. Però i 3 punti li ha portati. Senza fare Messias e la Coscia, speriamo bene. Brutta cosa, infatti. Già i 2 gol fatti, se l'arbitro avesse buttato fuori il giocatore per ora, avremmo vinto. Purtroppo la rosa è un po' scarna, senza che il centrocampo inesistente. I soldi indietro, ma rosa inadeguata, va completata più presto, altro che discorsi. Il tio, vabbè, deve fare le compere, quindi vabbè, anche svincolati. Bisogna vedere, caro amico, che tipo di svincolati ci sono, soprattutto se anche quanto vogliono percepire. Abbiamo visto col caso del portiere di De Gea, che è andato adesso a Firenze ed è quello che ha salvato la qualificazione della Fiorentina. Ecco, sono scelte, ecco, però è chiaro, si devono guardare nel lungo periodo, giusto o sbagliate, lo capiremo ancora meglio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. È così per ora. Comunque, speriamo di arrivare a 40, abbiamo possibile a 40 punti, se giochiamo come oggi, la vedo difficile. Allora, Francesco Patrone ancora non è... no, non è ancora in onda. Io quasi quasi invito Carlo Sciaccaluga a entrare, il nostro ospite del salotto del Grifone, così facciamo un po'
magari anche di contraddittorio con Francesco, così vediamo un attimo se possiamo. Corina ha regalato il primo gol, uscita scordinata. Buonasera a tutti, temo con queste squadre fatica nervosa, invece manca un po' di cinismo sotto porta. Cinismo, precisione, la rosa è superiore solo al Venezia, agosto è finito, adesso si fanno i conti con la realtà. Vabbè, e ora vedremo, ripeto, vedremo come andrà, cioè, lo scopriremo solo vivendo, cioè, le scelte fatte, quali saranno i risultati del calciomercato appena concluso. Allora, un attimo, scusate che faccio alcune alcune parti tecniche. Un secondo, faccio un attimo risolvo alcuni problemi tecnici di condivisione. Secondo, che adesso si paleserà finalmente qualcuno. Allora, andiamo un attimo, perché mi segnalano ancora non è entrato il video sul post di Pianeta Genoa, il nostro video. Allora, andiamo subito. Un attimo di pazienza, forse aspettate un attimo, è entrato qualcuno. Un attimo che allora, ecco qua. Andiamo subito a vedere chi bussa alla porta. È Carlo Sciaccaluga. Carlo, ciao Marco. Allora, sei kazako, quindi sei nel mitico Kazakhstan, pieno di petrolio. Esatto, e di gas e anche di meravigliose persone. Sì, infatti. Allora, Carlo, io direi cominciamo con te in attesa di Francesco Padrone. Come hai visto Genoa stasera, visto al di là appunto per la sconfitta 2-0 col Verona? Il calcio è strano, nel senso che sembrava una partita ampiamente possibile, ampiamente alla portata della squadra. Un minuto dopo aver quasi fatto Messias un gol meraviglioso, va come va. Siamo stati fortunati e polli, poco da fare, l'errore di Gollini c'è, altrimenti non credo che il Verona avrebbe facilmente messo in difficoltà il Genoa e poi dopo di difficoltà e di confusione. Ora, se vedo già tutti i commenti degli amici che sono, come dire, preoccupati perché la squadra è più debole, sì, lo è, ma forse non troppo. Speriamo. Guarda, stasera vedo. In parte abbiamo le notizie che pare che Messias sia uscito per un problema muscolare perché si teneva la coscia. Speriamo che non sia niente di grave, niente di particolarmente grave. Guarda, ti giochi un gol fatto Vasquez, il resto è quello che si è visto. Messias, stella e croce, se può sbagliare così, vabbè, Messias è proprio Vitigna. Io sai cos'è che non ho capito? La sostituzione di Vitigna, in fin dei conti Vitigna non mi sembrava così. È l'unica perplessità che ho, ecco, su Girardino stasera. Per il resto Sono abbastanza d'accordo con te. Vitigna è un giocatore estremamente discontinuo e credo che debba dimostrare di più, per dimostrare di valere quello che apparentemente è stato speso per lui, però è uno che ha delle qualità che non ha nessun altro in squadra. Oggi mi sembrava che stesse giocando discretamente, viene a legare abbastanza bene il gioco. È chiaro che fa una giocata da grande giocatore, poi due pasticci, quindi è difficile da giudicare.
Però sono d'accordo con te, per recuperare la partita l'avrei tenuto, magari non stava bene, non so. Mi sembra che in generale davanti, al di là della, come dire, dei numeri e degli uomini che sono andati via, non siano molto in forma fisicamente adesso. Che Pinamonti si vede che fa fatica, che non c'ha 90 minuti pieni nelle gambe. No, infatti Pinamonti l'ho visto, è stato ben marcato, però non è che abbia avuto... Rispetto alla partita col Monza, vabbè, ha avuto quel pallone al bacio, cross al bacio di Sabelli, però non ha avuto gli stessi palloni, perché lui è da sfruttare molto diciamo, la sua altezza. Via Pinamonti dentro Ecu, ma Ecuban, ecco, cioè, ahimè, non abbiamo... Pelé, Maradona e Messi, quello è il problema. Meno così e Cuban è entrato bene di nuovo. Cioè, adesso cominciano a essere un po' le partite, contando anche l'ultimo dell'anno scorso, in cui Cuban entra bene. E, però, forse è un giocatore più, come dire, da squadra lunga. Ecco. Comunque, sicuramente è uno che è giusto che sia in rosa, bene che ci sia. È una partita difficile da giudicare, credo che adesso ci sia in noi tantissima amarezza, io per primo ho avuto un attimo durante il secondo tempo sul 2-0, qui ho detto basta, andiamo in Serie B, è una tragedia, però non è così, non... cerchiamo anche, come dire, di essere un po' lucidi, anche se l'amarezza è tanta. No, infatti, molti dicono... comunque a volte essere troppo egoisti non rende, se Messias se la passava a Vitigno anche in altri casi, insomma, poteva andare diversa. Ecuban si smuove, si smarca, ritorna, infatti ha un altro tipo di gioco, ahimè, quella sua rovesciata contro il Lecce vorremmo vederla più spesso, però ecco, non è che può farla, perché il giocatore è valido, però Messias è spremuto come un limone. Quindi... per forza non c'è nessun altro con quelle qualità, cioè... No, infatti, no, comunque sì, io prima parlavo una reazione, ma un po' senza macchina, sono entrati due giocatori che insieme facevano 37 anni. Io, diciamo, che quello che ho visto, anche che sì, è chiaro, sono d'accordo con alcuni amici da casa, io, la qualità è comunque scesa. È chiaro che vendendo Retegui e Gudmundsson, è chiaro che la qualità è scesa, e non è quella dell'anno scorso. Infatti, Girardino ad oggi Martinez, Marco, perché poi Gollini, certo. Spero che sia, come dire, un episodio che si riprenda, però ad oggi anche quella lì, su quel ruolo, la differenza si è sentita. No, infatti il settore offensivo, poi tolti quando gli togli Messias, Vitigna e sì, loro due, e Pinamonti, poi si vede che lui adesso deve ancora un po', è vero che ha fatto l'esplorare il gol a Monza, però deve ancora carburare con gli schemi, negli schemi di Girardino, quindi ci vorrà ancora tempo per entrare a pieno regime. È chiaro che tolti sti tre, poi dopo la luce si spegne, e quello è, secondo me, il problema. È caduta la linea. Allora, vabbè, intanto leggiamo qualche... Secondo me per giocare Malinowski dietro le punte, Vitigna, Pinamonti o Messias. È interessante, potrebbe essere qualcosa. Ci siamo indeboliti, e come? Considerando il fatto che il Messias è il soggetto. È soggetto, purtroppo, a guai muscolari. Allora, Carlo Sciaccaluga, un attimo. Eccolo qua, Carlo. Ecco, Marco, no, io dicevo prima... No, figurati, è collegamento da... dal Kazakhstan, non è dietro, proprio dietro l'angolo, quindi non è proprio da Castelletto o da Albaro, ecco. Quindi vabbè,
Comunque, no, ti dicevo che qua nel momento in cui tu togli Messias, togli Vitigna e Pinamonti, comunque, anche se secondo me ci vorrà ancora un po' di tempo che entri negli schemi del gioco di Girardino, togli, diciamo, o blocchi questi tre, non ci sono alternative. Vabbè, c'è Ekuban, ma non c'è altro. Forse questa è una cosa che un po', ahimè, lascia perplessi un po' tutti noi. Ma sì, senza dubbio. Poi magari troverà qualche altra possibilità Girardino, sicuramente si metterà a lavorare. Io penso che Miretti possa essere un giocatore che il contributo serio lo può dare, perché è, come dire, un centrocampista che ha dei tempi di inserimento e una qualità di palleggio chiaramente ben superiore rispetto al caro Torsby, che è uno dei colpitori di testa migliori del campionato. Ma a parte quello, non dico altro, e quindi qualcosa penso che andrà migliorando. La squadra ha delle lacune, Gilardino lo ha detto. Ora credo che ci sia preoccupazione condivisibile da parte dei tifosi, amarezza e anche un po', come dire, di... Penso anche che la proprietà stia esaurendo il credito che aveva guadagnato, perché ci hanno, se non presi in giro, perlomeno un po' menati per il naso quest'estate. Non c'è del tutto chiarezza nella comunicazione della politica societaria, e questo a noi agita, c'è poco da fare, anche se tutti ci rassicurano. Ma non è questione di solvibilità finanziaria, quella diamola pure per scontata, la questione di progetto sportivo. Certo. Cioè, se l'amministratore delegato passa nel giro di 2 settimane da dire vabbè, vogliamo far meglio dell'anno scorso, il giro dell'anno scorso è arrivato a pochi punti dalla Conference League, quindi fare meglio vuol dire puntare all'Europa, e poi invece, come dire, chiaramente ridimensionare un po' la squadra dal punto di vista tecnico, allora non si sa più bene a cosa credere. Questo è il pensiero che abbiamo tutti quanti, no? Per cui se fai i risultati stai bello tranquillo, ma appena è come sta scrivendo Domenico Racco, appena le cose non vanno bene, è chiaro che tutti quanti andiamo a pensare, però porca miseria, allora ci avete preso in giro, speriamo. No, ma stasera ho detto, per carità, adesso che ricevo anche un messaggio da un tifoso riguardo a Gollini, che si vede che insomma deve carburare ancora, però certo un errore così come adesso io ho aperto proprio con questa considerazione il mio collegamento, quella smanacciata, ma anche una mano molla, scusami, la parola mano molle, cioè quando c'hai almeno due attaccanti avversari liberi, mi lascia molto perplesso. Perché non hai bloccato sta palla, cioè bloccata o comunque respinta con decisione, anche perché vicino avevi se non vado errato, avevi anche un difensore. Se non fosse intervenuto non sarebbe successo niente. Sì, è un intervento che denota, come dire, una agitazione psicologica, non lo so, non me lo spiego, perché è veramente assurdo, è proprio una giocata sbagliata di lettura e dal punto di vista tecnico. Se non fosse intervenuto sulla palla, la palla non sarebbe mai finita l'attaccante del Verona. Vabbè, comunque, ripeto, da un certo punto di vista è meglio così, cioè il portiere è un portiere che ha avuto delle ottime stagioni in Serie A, e non gioca titolare da 2 anni o più forse in Serie A, quindi ora recuperarlo non è ovvio, speriamo che non ci faccia perdere troppi punti per strada, oggi ce l'ha fatti perdere, mi dispiace, perché poi voglio dire, non ho niente contro Gollini, però fanno un mestiere per cui sono pagati fior di milioni, ma il prezzo da pagare per loro è che noi li critichiamo poi ferocemente, perché giocano con le nostre emozioni. E oggi ci ha fatto perdere dei punti. Speriamo che non succeda più. No, infatti. Infatti, ha ragione Salvatore Fiandaca. Il presidente Pesa, però, in effetti sì, non ha più parlato da molto tempo, anzi, se ne ha parlato solo...
sui social, l'ultimo messaggio era quello di salutate la capolista all'inizio del campionato, comunque va, va. Ecco, questa è una domanda interessante, ma magari ne parliamo con Francesco Patrone che lo vedo che bussa alle porte. Ma se a Martin viene raffreddore, chi gioca a sinistra? Bella domanda, in effetti doveva arrivare anche un sinistro, però un attimo, meno che poi dopo passiamo a Francesco, meno male che... Ce la so, sto visto Messi e si toccava la coscia. Allora, dov'è? Raggiungiamo il nostro Francesco Patrone, che è arrivato negli studi di casa sua, i famosi studi Patrone. Buonasera a tutti. Ciao Marco, ciao Allora, Carlo, Francesco. buonasera. Ciao Allora, Francesco. Francesco, che dire di Che questa dire? sconfitta 2-0? Che purtroppo nel calcio, se non la butti dentro, e fallisci diverse occasioni. Soprattutto in Serie A, alla prima occasione gli avversari ti puniscono, cosa che si è regolarmente verificata questa sera, perché nel primo tempo, sinceramente, il Genova che era creato occasioni e poi aveva addirittura preso anche un incrocio dei pali clamoroso con Vasquez, tra l'altro palo numero 7 tra l'anno scorso e quest'anno di Vasquez, e quindi anche un po' di sfortuna, anche se vogliamo. E poi nel secondo tempo la svolta è stata quel clamoroso, neanche errore, quell'azione tra Messias che è partito praticamente da metà campo, ha fatto un po' il Gudmundsson, se vogliamo, no? Ne ha saltati tre o quattro e poi purtroppo ha allargato troppo e è finita fuori. Adesso non ho visto i replay, non so se è finita fuori di tanto o di poco, però Pochissimo, quella è stata la svolta. Prego? pochissimo, pochissimo, Di sì. pochissimo, eh. Sarebbe stato un gol strepitoso. E poi purtroppo cosa è successo? Che qualche minuto dopo c'è stato quel, non so come definirlo, un pasticcio, non lo so, difensivo e sinceramente di carambola, non so come il Verona sia riuscito a fare quel gol a zero. Però c'era praticamente il gol era arrivato, se non ricordo male, tipo al nono minuto del secondo tempo, quindi ci sarebbe stato tutto il tempo del mondo per cercare di recuperare, poi però quel rigore del 2-0 ci ha tagliato le gambe e purtroppo è finita. Ci ha provato un po' con la forza della respirazione, ma l'idea è anche da dire che Genoa ha fatto un grande forcing, ha fatto un grande dispendio nel primo tempo, e infatti l'avevo detto anche a Marco nell'intervallo, ho detto speriamo che insomma il clima torrido, oggi c'erano 30 gradi con un tasso di umidità piuttosto elevato. Speriamo che il clima torrido non, come si dice, non visivo nel secondo tempo. Purtroppo c'è stato, ci ha provato quei cambi, girato, ma non è servito a niente. Purtroppo il Verona ha sfruttato quelle occasioni che ha avuto, l'ha sfruttato meglio, ha vinto la partita. La partita che poi secondo me è stata anche un po', come dire, condizionata da certe decisioni arbitrali, soprattutto nel primo tempo, perché il Verona nel primo tempo avrà commesso, non so, vorrei guardare le statistiche, qualcosa come una ventina di... Alla fine poi ha rimesso tre cartellini gialli. C'era il terzo cartellino giallo verso il primo tempo, non mi ricordo assolutamente di chi fosse il fallo, però era un'entrataccia che forse avrebbe meritato anche una sanzione più severa, quindi il Verona avrebbe potuto anche rimanere in 10, però invece, insomma, diciamo che è stato un mix tra sfortuna, dispendio di energie, decisioni arbitrali, soprattutto nel primo tempo, e poi magari così qualche scelta anche nei cardino, che non ho capito, ad esempio, perché togliere Vitigna, che stava come al solito la grande partita generosa. Poi io sinceramente è da quando è arrivato qua che io non riesco a capire questa voglia matta di inserire sempre Thorsby. Sinceramente, un giocatore che sicuramente si impegna, però ha dei limiti tecnici notevoli. Lo dico da quando è arrivato, l'ho detto anche quando, quelle rare volte che ha segnato, ha fatto anche dei gol. Sinceramente, no, bene, togli Vadel perché
Badel ha un'autonomia di un'ora, però magari questo Boinen, cioè Boinen è un oggetto misterioso, non gioca mai, dovrebbe essere il vice Badel in teoria, e invece non gioca mai, gli preferisce sempre Torri, va bene, ci metterà della fisicità, è bravo a colpire di testa, l'unica dote che ha, però insomma dal punto di vista tecnico lascia piuttosto a desiderare. Con Torsby in campo, togli Badel e inserisci Torsby, abbassi notevolmente il tasso tecnico della squadra. Io vorrei che in conferenza stampa chiedessi a Giardino per quale motivo non fa mai, fa sempre questo cambio e mai Boinen, sarei curioso di saperlo. È vero che forse era uno dei giocatori che era dato per partente in questa sessione di mercato, però a un certo momento è rimasto, lo convochi sempre, viene sempre convocato, ma già quando entra lo fa entrare negli ultimi minuti, nei minuti di recupero. Cioè, non lo so, sinceramente vorrei che qualcuno avesse così l'idea di chiedere a Gilardino questa cosa in conferenza stampa. No, certo, la vediamo se magari il nostro Gabriele Lepri o qualcun altro glielo chiederà, vediamo un po'. Qualche altro collega. Sì, in effetti è un oggetto misterioso Boinen. Poi infatti volevano gli ultimi 2 o 3 giorni di mercato, addirittura si pensava giustamente, come ricordavi tu, di cederlo. Io invece cercherei, infatti, almeno visto che la rosa è questa, di svilupparlo. O a meno che non succeda, ma poi Marco, quelle rare volte che l'abbiamo visto giocare, mi sembrava un giocatore anche con un educato, cioè non mi sembra un giocatore così da non utilizzare col contagocce. Sinceramente, non so. In teoria, Badel esce perché ormai ha un'autonomia limitata di un'ora o poco più, benissimo. C'è lui, nel senso, farlo giocare, cioè, potrebbe essere lui il metronomo di centrocampo, invece gli preferisce sempre Torsby, che va bene nei momenti in cui devi cercare di recuperare le iniziative, ma quando devi cercare di costruire qualcosa, Torsby non è assolutamente il giocatore in grado di costruire gioco, anzi è il contrario, è il giocatore che può rompere il gioco altrui, ma non costruire gioco. Sinceramente questa scelta vorrei capirla. No, infatti c'è Paolo Laboa che è perfettamente d'accordo con te, e quindi Carlo, tu Boinen ti piace? E chi lo sa? Chi l'ha mai visto? In teoria. 5 presenze l'anno scorso. 5 presenze nel secondo tempo. Che... 5 presenze, però bisogna vedere quanti minuti ha fatto. Ma 5 presenze entrando sempre nei minuti finali. Cioè... Non riesco a giudicarlo. Alla Salernitana giocava discretamente. Torsby secondo me è un altro tipo di giocatore, cioè lui lo mette dentro Torsby perché lo fa giocare sotto punta, l'ha fatto giocare anche titolare sotto punta alla fine del campionato scorso, proprio per andare ad accorciare sulle seconde palle oppure per buttare la palla di davanti e farlo giocare di sponda, come faceva giocare peraltro Sturaro in Serie B, lo metteva un po' in quel ruolo lì all'inizio del campionato. Mentre Boinen, appunto, più vice Badel, mi sembra che poi Malinowski a tutti gli effetti adesso sia diventato regista basso, se non c'è Badel c'è lui, non lo so. Comunque sì, Boinen va provato nel mucchio a questo punto, è chiaro che la coperta è un po' corta, e che io spero in Miretti, che è un giocatore che poi comunque che cambierà un pochino le carte in tavola e dà delle possibilità tutte diverse lì. Però adesso mi sembrava, come dire, che nel primo tempo ci fosse un'idea di gioco sulla sinistra, Martin con l'uscita sempre appoggiandosi su Martin Vasquez Vitigna con Badel a dettare i tempi del gioco in mezzo, per poi magari allargare e tornare indietro dall'altra parte. No, ci hanno provato un po' di volte, a un certo punto Vitigna ha anche dato una palla meravigliosa per Martin. Era chiaro che quella era un'idea di Girardino, però poi dopo... Non so, non ho visto altre grandi idee se non provare ad appoggiarsi un po' su Pinamonti, però non abbiamo dei centrali di difesa con abbastanza qualità nei piedi, perché De Winter, non dico che sbagli, però fa dei passaggi proprio non facilissimi da gestire, diciamo, ecco, quindi cioè non è Bonucci dei tempi. C'era Mani fuori, ricordiamolo. Certo, certo.
Appunto, però per dire che la coperta oggi manca, per dire la coperta è corta, Carlo, però io ricordo che oggi mancavano Bagni, Zanoli, Toncaffi, e poi chi altri, vabbè, insomma, anche sì, vabbè, come si chiama, aspetta, Miretti stesso mancava, cioè, quindi voglio dire, cioè, io ad esempio ho letto nei commenti quando sono uscite le convocazioni, no? 23 giocatori, gente che dice, ah, ma con 23 giocatori così pochi, cioè, a parte che si gioca in ricordo anche comunque. Quindi, sì, però nel senso c'erano anche dei giocatori fuori, eh? Maturro anche, appunto, cioè, c'erano dei giocatori, eh? Maturro mancava anche, sì, la coperta è corta, ma insomma c'erano delle assenze, quindi voglio dire, alla domanda anche fatta precedentemente da un nostro ascoltatore che chiedeva chi gioca al posto di Sabelli, beh, comunque appunto ci sono dei giocatori fuori, tipo Zanoli, sinistra, no? Beh, Zanoli può giocare a sinistra, per Zanoli, esempio, sì. Però sono fuori, quindi... Bisogna aspettare, poi fortunatamente c'è la sosta adesso, quindi questi infortunati dovrebbero tutti recuperare e con la Roma avere una rosa, diciamo, più ampia a disposizione, ecco. Quindi, certo, d'altronde se la rosa corta si è costretto a convocare Masini, si è costretto a convocare a Cornero, questo per forza, però, che comunque sono giocatori comunque che, insomma... sono professionisti, quindi tutti gli ragazzi giovani, però vanno convocati anche i giovani, altrimenti i giovani poi non giocheranno mai, comunque. No, infatti. Però oggi sono così, sono rimasto un po', però pazienza. Vai. Ne ho due domande. La prima è: come giudicate la prova di Pinamonti, Carlo? La giudico discreta, secondo me ha fatto un paio di buone giocate nel primo tempo, ho trovato che sia stato servito male, non dico servito in termini di palle gol, proprio anche servito all'interno delle trame di gioco, non è che abbiamo occasione di fare grandi sponde, non valuto un giocatore per l'impegno, quello lo do per scontato, però mi sembra che lui qualità abbia. Io non credo che nel cambio Retteghi Pinamonti abbiamo perso granché, sono due giocatori leggermente diversi, ovviamente probabilmente Pinamonti è un po' più forte di sponda, mentre Retteghi è più forte a far gol se gli capita l'occasione in area di rigore. Non mi sembra che stia ancora perfettamente bene e trovo che appunto sia stato servito un po' poco e che con Vitigna ancora non si capiscano abbastanza bene, però è un progetto, sono all'inizio del campionato. Spero che andrà meglio, credo che andrà meglio. Francesco? Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Carlo, in più aggiungo che comunque partite così un po' in ombra, l'anno scorso l'aveva fatta anche Retteghi, quindi ci sta. Purtroppo quando devi affrontare squadre che si chiudono, che fanno lo sistematico appena un tuo giocatore tocca il pallone, non è neanche facile. Riuscire a trovare gli spazi per uscire. Io ho un rammarico perché se quelle 3-4 occasioni avute nel primo tempo le avessimo sfruttate e fossimo andati all'intervallo in vantaggio, probabilmente avremmo visto tutt'altra partita. Cioè, secondo me la svolta è stata anche, sono state le occasioni sbagliate, perché non puoi permetterti il lusso, spero che tu non sia l'Inter, no? Però non permetterti il lusso di sbagliare troppe occasioni, perché poi alla prima vera opportunità ti punisco. Sì, coi se e coi ma, come diceva il professor Scoglio, non si va da nessuna parte. Però comunque, se ad esempio quel tiro di controbalzo di Vasquez fosse finito dentro, probabilmente avremmo visto un'altra, avremmo assistito ad un'altra partita. Oppure se quell'azione che ha fatto Messias l'avesse concretizzata in gol, avremmo fatto un'altra partita, perché poi quella combinazione praticamente nel cambio di campo, nell'occasione, nell'azione, il Verona ha fatto gol praticamente, quindi è stata quella la svolta negativa di quella partita. E poi dopo i gol del Verona, stessimo giocando adesso, probabilmente non avremmo ancora segnato, cioè sono quelle partite che proprio
nascono nate e finiscono così. Ecco. Peccato. Tosby, tra l'altro, è entrato anche e ha causato un calcio di rigore, cioè, e lì anche perché comunque nel momento in cui sei sulla linea di fondo praticamente con il giocatore avversario che cioè, non può fare nient'altro, ma tieni quelle cavolo di mani dietro la schiena, cosa stai con la mano così? Cioè, guarda, io ero proprio lì, ero lì nel nord, ho sentito proprio il rumore del pallone che sulla mano, proprio spaffo. Speravo che potesse andare a rivedere perché magari poteva essere un po' lungo il corpo, ma però guarda, io non l'ho visto, non me lo ricordo bene, aveva proprio il braccio era lungo il corpo, ma l'avambraccio e quindi la mano mi sembrava staccato dal corpo, quindi è un rigore che ci sta. Un'ingenuità Tosby, cioè Tosby oggi è entrato e ha fatto danni praticamente. Peccato. No, purtroppo. Allora, io ho un amico alla casa, Vincenzo Varomba, che dice una cosa, dice, sta venendo a parte Bari, non credo gli assenti potessero cambiare le sorti della partita. Quello che preoccupa è stata la mancanza di una reazione. Carlo? Sì, la mancanza di una reazione di qualità, perché per provarci ci hanno provato, però con idee confuse. Molto confuse, trovo, perché poi si sono messi a buttare sti palloni davanti per provare a giocare di testa, staccando ora Torsby, ora De Winter addirittura per provare a giocare di sponda, però senza costrutto e crossando abbastanza male. Cioè se deve mettersi a buttare dentro dei palloni vogliacco da 40 metri, dove vai? Non so, c'è stato anche un po' come dire di psicologicamente di contraccolpo, comprensibile, ma se eri sotto 2-0 cioè avevi mezz'ora di tempo per recuperare, si sono messi a giocare subito come se mancassero 5 minuti alla fine della partita alla spera in Dio. E quando giochi alla spera in Dio giochi male, o c'hai un culo pazzesco a un certo punto oppure va così, se no devi fare come il Napoli ieri e pregare che il portiere avversario faccia un gesto di karate su un tuo attaccante e si faccia espellere, ecco. Se no, se giochi così, ma Carlo, nel momento in cui vai, no, prego. Vai, no, Carlo, nel momento in cui però tu togli Vadel e lo sostituisci con Torsby, è l'unico modo per cercare di arrivare dalle parti del portiere avversario è quei lanci lunghi, perché chi costruisce l'ha tolto, cioè, torniamo al discorso di prima, ha tolto Vadel, Torsby e quindi praticamente ha inserito tutte le punte che aveva in panchina a disposizione e quindi praticamente si è schierato il lancio lungo. Ma c'è anche un motivo, perché nel momento in cui hai perso tanta energia così nel primo tempo, cioè l'ultima mezz'ora la squadra era sulle gambe, non ce la facevano più, avevano il fiato corto, cioè anche malgrado tutti i cambi non di qualità, cioè quindi inevitabilmente si è giocato col lancio lungo. Tutte quelle punte che avevi non avevi alternative, la squadra era stanca e l'unico modo per cercare di arrivare dalle parti di Monti Po era quello. Sì, purtroppo però è stata una reazione assolutamente sterile, ecco, e disperata e sterile. E come dici tu, è anche un tipo di partita che abbiamo già visto, credo, in questi 3 anni di Gilardino, perché a volte è andata bene, a volte è andata male, però è un tipo di gioco a cui ha fatto ricorso varie altre volte. È chiaro che oggi togliere insieme i palleggiatori migliori, cioè diciamo in attacco e centrocampo, Badre e Vitigna, col senno di poi è molto discutibile. No, infatti premesso che col senno di poi siamo bravi tutti, però in effetti certi la situazione, soprattutto perché togliere Badel perché non ha più benzina ormai è così, lo sappiamo che ha un'autonomia limitata, ma Vitigna sinceramente magari guizzo qualche cosa, cioè, ricordo ad esempio con l'Inter al 95esimo che aveva fatto praticamente, aveva dribblato tutta la difesa dell'Inter, per dire, no? Cosa che ha fatto oggi Ekuban ha fatto un numero simile praticamente, ne ha dribblati 3 in un colpo solo, però eravamo già 2-0 ed eravamo al 90esimo passato, cioè per dire che comunque
hai giocatori di qualità, o non ce la fanno più e allora li togli, ma ancora benzina, i giocatori di qualità vanno comunque lasciati in campo perché possono inventare qualcosa da un momento all'altro. Nel momento in cui la fantasia per mettere dei soldatini per di più scarsi, non vai da nessuna parte. Certo. Io direi siamo passati quasi oltre il 45esimo minuto. Io direi di concludere, andare a come è vero che è tra due settimane la partita, perché ricordiamo settimana prossima il campionato è fermo per la sosta per le nazionali, per Nations League e quant'altro. Io guarderei un attimo alla Roma, anche se appunto è di là solo 15 giorni, però ecco, una Roma che in teoria forse non è quella sperata, più rafforzata di De Rossi, si potrebbe in 15 giorni, ovviamente recuperando qualche infortunato, finalmente forse prendere qualche punto. Carlo, cominciamo con te. Sì, sì, siamo capacissimi di andare a vincere a Roma, tutto può essere. Penso che la Roma avrà... Ma in casa, in casa, Carlo, siamo in casa con la Roma. No? Ah, in casa, scusate. In casa, scusami. A maggior ragione, allora. E la Roma avrà il coltello fra i denti sicuramente. Se recuperi gli infortunati, possiamo anche cominciare a giudicare questa squadra per davvero. Io ripeto, se al centrocampo ti entra Miretti, hai un'alternativa importante in più. E a quel punto, se rientra Bani, cambia anche moltissimo dietro, anche proprio a livello di ordine oltre che di qualità difensiva. Cioè, Bani è un giocatore fondamentale proprio per via della testa che ha e della capacità che ha di comunicare con Badel. Francesco, partita che qualsiasi pronostico giocasse a tutto calcio darei una bella tripla. Le partite con la Roma in casa sono sempre molto, storicamente lo dice, sono molto divertenti e sono anche ricche di gol, e spesso e volentieri il Genoa riesce a fare bottino pieno. L'anno scorso ci fu una bellissima vittoria per 4-1 per esempio, cosa che invece a Roma è un tabù da oltre 30 anni. Vabbè, e sono d'accordo con quello che ha detto Carlo, se recuperiamo gli infortunati e magari nel frattempo Miretti, che comunque andando al Pio Signorini rientra un po' così nell'idea degli schemi del mister, sicuramente potremmo anche riuscire a fare un risultato importante e interessante con la Roma. Sicuramente il Genoa vorrà cercare di cancellare questa brutta prestazione di oggi, brutta però per il secondo tempo, perché ribadisco, il primo tempo secondo me ha giocato un'ottima partita, ma meno la sfortuna di fare gol. Recuperare le energie sarà molto importante, infortunati, energie, l'entusiasmo del pubblico, quello non verrà mai meno, perché comunque anche oggi, nonostante la sconfitta, le gradinate e anche tutto il resto dello stadio ha tifato costantemente, e quindi, e poi comunque è buona, perché 4 partite, insomma, non è una classifica assolutamente da buttare, anche quelli che sono gli obiettivi del Genoa. Cioè, l'obiettivo del Genoa quest'anno è quello di più o meno ripetere il campionato dello scorso anno. Con la rosa attuale, oltre non si possa andare. Poi vediamo se a gennaio, nel frattempo, che non avremo più i paletti imposti dall'accordo con l'Agenzia delle Entrate, magari se rimarrà questa proprietà, se cambierà, insomma, vedremo quello che succederà in questi mesi, vedremo se a gennaio hanno dei soldi da investire per cercare di rinforzare questa squadra, vedremo dove sarà questa squadra. Però per adesso siamo ancora all'inizio, insomma, terza giornata, insomma, diciamo che a me spiace aver perso, non tanto, cioè aver perso col Verona, non perché il Verona, cioè se avessimo perso oggi 2-0 giocando così contro una delle cosiddette grandi, sarebbe stato sicuramente spiacevole ma accettabile. Aver perso 2-0 in casa con una che
in teoria dovrebbe essere una diretta concorrente per il campionato tranquillo. Comunque il Verona, ricordiamo che aveva strapazzato il Napoli alla prima giornata, cioè non è proprio l'ultima squadra della classifica. E però appunto riprendere così uno scontro diretto per la zona tranquillità fa male, è questo che a me dà fastidio, soprattutto per una sconfitta che, ribadisco, secondo me non è del tutto meritata, anzi al contrario, è una sconfitta immeritata secondo me, per come sono avvenuti i gol del Verona e per quelli che non siamo riusciti a fare noi, ecco. No, e poi però è una sconfitta figlia anche, ribadisco, di alcune scelte dell'allenatore. Su questo rimango della mia idea. No, ma infatti abbiamo sempre apprezzato, abbiamo sempre stimato. Ci sta che magari una partita sbagli qualcosa, nel senso, qualcosa, non è mica, certo. È assolutamente una bocciatura, è una semplice constatazione da parte tua. Anche vero, anche io ho delle qualche perplessità, ma vabbè, ci sta, diciamo. E allora, ore 21 e 27 qui su Pianeta Genova 1893.net, mentre in Kazakistan sono le, cos'è, mezzanotte 27. Quindi tu già hai mangiato, noi adesso andiamo a cena trionfalmente, io almeno, io e Francesco andremo, mangeremo qualcosa di buono. Allora, io vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio soprattutto Carlo Sciaccaruga per essersi collegato da noi, anche dal Kazakhstan, ormai è internazionale. Sempre con grande affetto, lo sai. Piazza. Una cosa a volo. Simone Braia, no Francesco, la sconfitta è meritata perché in Serie A chi sbaglia paga. Ricordasi il nostro ottimo Simone Braia, che ringrazio per essere intervenuto. Carlo, ma brevemente, sei tour lirico, teatrale, cosa porti di bello? Teatro di prosa, sto facendo una nuova regia per un teatro qui in Kazakistan, un'opera teatrale di prosa nuova, commissionata apposta, che debutta fra un mese, ho cominciato le prove da pochi giorni. Ma in kazako o in italiano? Come... In kazako, okay. Sì, lavoro con l'interprete. Ah, bella tosta allora, però. Sì, sì. Molto dura come... Diciamo che, ecco, sei una regia, devi dare anche il meglio di te, più di Badeli devi fare come regista. Sì, sì, altro che... Quindi devi durare almeno 90 minuti. No, però è molto affascinante essere qui, molto culturalmente è un incontro interessantissimo. Me ne hai sempre parlato. Ecco, c'è ultima cosa, c'è qualche giocatore che potrebbe prendere il Genoa, qualche kazako? Vi sappiamo, avuto un uzbeko. No. Non mi sembra che ci sia una grande tradizione. Posso tenere gli occhi aperti su qualche campetto, ma non mi sembra che sia proprio lo sport nazionale qua il calcio. No, giusto così, giusto per avere concludere. Invece Francesco Petrone, vabbè, già è affondato. Sul teatro kazako ha avuto un mancamento. Sì, sì, vabbè, però sì. Diciamo che ha avuto così un coup de théâtre. Diciamo così, quindi, visto che già io prima ho citato Dante per parlare della designazione arbitrale, vabbè, ma ecco, niente di particolare. Adesso, vabbè, abbiamo perso anche Francesco Patrone, vabbè, che saluto e ringrazio anche lui. E allora io vi saluto e vi ringrazio tantissimi tifosi da casa, tantissimi amici da casa che ci hanno scritto qui al Salotto del Grifone su Pianeta Genova 1893.net. Marco Rivoli saluta, vi ringrazia, noi ci vediamo tra due settimane per Genoa-Roma. Vediamo per Genoa-Roma da due settimane e diciamo in attesa di sapere poi
orario e giorno della disfida, perché ormai è diventato poi, ecco, passami anche questo termine, Carlo, come le partite come la disfida di Barletta. Non so, io ormai non sai orario, si sceglie, si manda il guanto della sfida, non lo so. Ettore Fiera Mosca. La Mosca, esatto, sto impazzendo, vabbè, si vede che l'orario è il caldo. Allora, grazie ancora a Carlo Sciaccaruga, grazie a Francesco Padrone, a tutti voi da casa. Marco Rigoni vi saluta, ringrazio, vi invito a restare su Piede Gioia 1893.net perché il nostro dopo partita prosegue con le interviste a Giardino e ai giocatori. Solo un secondo, voglio solo vedere se c'è un'intervista a Girardino, magari facciamo un'ultima se ci dovesse essere. No, non c'è, se no magari facevamo un collegamento a volo, una cosa, diciamo, a volo, un parere a volo. Un attimo che provo a vedere ancora se il nostro, allora, Giardino. Allora, Giardino ha detto che le, in sala stampa, che le medio-piccole sono rinforzate e dura vincere contro chiunque. Carlo, ultima battuta, dai, poi saluto, ci salutiamo. Sì, è vero, se guardi il campionato non c'è nessuna squadra apparentemente, come dire, condannata preventivamente alla retrocessione. Mi sembrano abbastanza livellati, e i valori lì. Io sono abbastanza d'accordo con Emanuele Balduzzi e quello che ha appena scritto, purtroppo. Poi è chiaro che la stagione può essere che ti salvi a fatica oppure ti salvi con comodo, dipende da come va. Però sì, ha ragione, e c'è una certa preoccupazione nelle parole di Girardino. Peraltro in un'estate però in cui tutti gli allenatori si sono lamentati tantissimo del mercato, del calendario del mercato, delle squadre indebolite, del fatto che non avessero controllo sul progetto sportivo. Mi sembra che in generale sia successo qualcosa, ci sia qualcosa che non va, ecco, perché le lamentele sono molto diffuse. Noi dobbiamo stare molto attenti, senza far drammi, ma dobbiamo stare molto attenti. Benissimo. Nessuno ha fatto domande su Boinen, vi dico solo questo. Girardino ha solo parlato che farà delle valutazioni tecniche su Casa, che è quel ragazzo di 18 anni israeliano molto molto promettente, e poi detto anche, per recuperare qualcuno dopo la sosta farò valutazioni su Bani, Ancheie, Matturro e Miretti. Sono situazioni che insieme allo staff tecnico cercheremo di venire a capo. Quindi questo è il quadro della situazione, quindi non ci sono, quindi Boinen non se ne è parlato. Allora, Marco Rigoni vi saluta, vi ringrazio, saluto ancora e ringrazio Carlo Sciaccaruga e tutti voi da casa. Noi ci vediamo tra 15 giorni per Genoa-Roma al Ferraris, in attesa di sapere poi il giorno e l'ora tramite la Lega Calcio. Ciao a tutti e soprattutto Forza Genoa!